parliamo di didattica a distanza, argomento molto in voga al momento per ovvie ragioni, e lo facciamo con un docente, il professor Nicola Tamburo dell'Istituto Tecnico Agrario dell'Abramo Lincoln di Enna. Quello della DAD è un argomento molto complesso e, come tutti gli argomenti importanti e complessi, sicuramente crea dibattito e anche punti di vista diametralmente opposti. Quello che è certo è che solo con la didattica a distanza si è potuto continuare a tenere lezioni, evitando così che la scuola chiudesse per mesi, così come è avvenuto per l'intero paese, ovviamente per via dell'emergenza del coronavirus. Professore Tamburo, innanzitutto benvenuto e grazie per essere qui con noi. Vorrei io iniziare con una riflessione. La didattica a distanza in questi difficili mesi ha avuto e ha, a mio parere, due significati. Il primo lo definirei come l'importanza del compito sociale e formativo di ciascun docente nel fare scuola, ma non a scuola, allo scopo di mantenere vivo il senso di appartenenza, di comunità, evitando così il rischio di isolamento e di demotivazione degli studenti. L'altro come l'esigenza fondamentale di non interrompere il percorso di apprendimento di ogni singolo alunno, ovviamente, che deve essere coinvolto nel continuare appunto il suo percorso di crescita. A mio parere, e lei mi corregga se sbaglio, la classe insegnante in un certo senso è come se avesse riscoperto il proprio ruolo sociale, un ruolo sociale fondamentale, perché ha realizzato quanto importante sia la capacità di costruire, mantenere e rafforzare le relazioni, soprattutto in un momento limite come quello del lockdown, e quanto la scuola rappresenti appunto quel collante sociale in un momento come questo, in cui siamo tutti costretti a stare spazialmente lontani. Lei cosa ne pensa a proposito di questo? In realtà noi abbiamo dovuto prendere per mano la situazione che ci stava crollando di dosso, quindi ci siamo organizzati in tutti i modi. Ecco, inizialmente abbiamo provato con i ragazzi a dialogare con strumenti più semplici, quindi proprio per mantenere quel contatto, quell'umanità, no? Il rapporto, perché ricordiamoci bene che eravamo isolati da tutti. La prima cosa, anche loro si hanno comportato, erano contenti a sentirci. Siamo organizzati con metodi più semplici, creando dei gruppi su WhatsApp e utilizzando il registro elettronico di Argo, e quindi in una fase iniziale, perché non sapevamo se potevamo rientrare o meno, non stavamo fermi lì ad aspettare, ecco, ci siamo subito mossi, i ragazzi erano entusiasti fin dall'inizio, quindi ci hanno incoraggiato, perché qualcuno di noi effettivamente non aveva gli stimoli, non sapeva cosa fare, quindi io compreso, ho iniziato a mandare tramite le mail, anche le mail nostre di gruppo, WhatsApp, anche sul registro elettronico del materiale, per fare una ricerca, stimolarli in questo senso, da consegnare entro una settimana, quindi tenerli impegnati per settimane, non giornalmente, iniziare in questo modo. Poi giustamente non sapevamo il percorso noi, no? Ci dovevamo inventare di volta in volta, e quindi loro mi ritornavano i compiti, valutavo i compiti assieme a loro, discutevamo insieme, e quindi era già un modo per iniziare il percorso. Quindi lei praticamente mi sta dicendo che gli alunni hanno risposto in maniera eccellente a questo nuovo modo di fare didattica. Senz'altro, senza la loro collaborazione noi non saremmo andati molto lontano. Loro c'erano molto entusiasmo, molta partecipazione, molta curiosità di vederci in faccia, perché dopo 10 giorni che non ci vedevamo, anche per capire un po' che succedeva. Ma voi invece come docenti avete avuto la possibilità di partecipare a corsi di formazione? Sì, per inizialmente eravamo disorientati, ognuno si è organizzato con i suoi metodi, con l'esperienza, inviare dei file, inviare dei video su YouTube, commentarli. E poi man mano sentivamo altri colleghi, avevamo la necessità di utilizzare una piattaforma più evoluta. La scuola, anche qualche, ringrazio anche i colleghi soprattutto che si sono mobilitati per farci qualche corso,
qualche corso, ma noi già, grazie anche ai nostri figli che ci davano anche un supporto, che certo. Loro siamo riusciti a creare dei gruppi su Skype, su Meet, questo è un strumento, e infine poi quello definitivo che ha utilizzato la scuola Abramo Lincoln per tutti è quello di Classroom, una piattaforma molto valida dove noi possiamo inviare dei file, dei compiti, possiamo elaborare delle verifiche scritte, possiamo dare dei tempi di consegna, quindi era una simulazione della vita reale in classe. Anche noi entusiasti di questi nuovi strumenti. Adesso vi siete trovati costretti a utilizzarli. Sì, costretti, praticamente. Costretti, non pensavamo nemmeno di arrivare a tal punto. Ora possiamo dire che siamo arrivati in cima alla montagna e guardiamo anche oltre. Certo, effettivamente certo. Ci mancava questa cosa, quasi a volerla cercare, ecco. La possibilità di connettersi, diciamo, con il mondo, diciamo, della classe, che può essere anche il mondo del lavoro. Per i ragazzi è importante anche conoscere questi nuovi strumenti anche per una possibile attività da intraprendere come libero professionale, sì. Come commercio. Siamo un istituto tecnico agrario, quindi loro devono sempre scegliere di poter vendere i prodotti, non in locali ma anche fuori. Noi ci siamo adeguati, attrezzati, addirittura la scuola ha comprato degli strumenti da poter darle ai ragazzi e quindi di consentire, perché aveva delle difficoltà, di poterli utilizzare in maniera agevole. Professore, in pratica, visto che praticamente l'anno scolastico sta per terminare, lei si sente di dire che comunque l'attività didattica è andata avanti nel migliore dei modi e quindi diciamo l'anno si conclude in maniera proficua dal punto di vista degli apprendimenti? Sì, senz'altro. Io ho diversi anni di esperienza e dirò che molti ragazzi che avevano difficoltà addirittura in classe, non so il motivo, con questa didattica a distanza sono riusciti a mettersi in carreggiata, e altri che avevano delle possibilità a non collegarsi, cercare le scuse, tanto saremmo promossi. Effettivamente questa cosa a noi ci ha turbato moltissimo, questi certo. Messaggi da parte del ministero, tanto sarete promossi, non è vero nulla, purtroppo qualcuno si è accorto molto tardi, sicuramente ci saranno delle bocciature pure, perché ci sono alunni che non si sono collegati da molto tempo. Quindi sfatiamo questo mito che c'è il sei politico per tutti, non è vero, ci saranno bocciati. No, assolutamente, perché loro saranno ammessi sicuramente, però a settembre dovranno fare, anche con voti molto insufficienti, negativi, però a settembre dovranno recuperare, e quindi il consiglio di classe può decidere anche la non promozione. Infatti noi avevamo questa difficoltà anche, che molti ragazzi insomma pensavano di fare un percorso già tracciato, in realtà abbiamo avuto questa difficoltà a fargli capire di volta in volta che era importante seguire le lezioni, importante continuare a studiare, e ci siamo riusciti, quindi il giudizio è positivo finale. Cioè, il percorso, diciamo, è stato faticoso, però alla fine è entusiasmante, perché la soddisfazione di essere riusciti a completare, a dare ai ragazzi degli insegnamenti anche dal punto di vista didattico, educativo, efficiente. E adesso invece, oltre alla fine dell'anno scolastico, che è proprio alle porte, ci accingiamo anche a una nuova modalità di esame di Stato. Lei prima mi diceva che farà parte di una commissione di esami. Qual è la differenza rispetto, diciamo, all'esame di Stato canonico? Che cosa ci sarà di diverso quest'anno? È un po' cambiato, improvvisato, perché abbiamo avuto conferme gli ultimi giorni, poco prima degli esami. Il 17 iniziano i primi esami, no? Il 17 giugno dobbiamo sperimentare questi nuovi esami. Effettivamente ora sappiamo già le modalità quali sono. Non ci saranno le prove scritte ministeriali di italiano e la seconda prova delle materie di indirizzo, perché si farà solo una prova orale. Effettivamente una prova orale in presenza, sì, di presenza, meno male, almeno questo certo, l'abbiamo recuperato. Io ci tenevo tanto a poter affrontare un esame reale, vero e proprio, di presenza. Anche scambiarsi le emozioni è importantissimo. Questo è cambiato, la griglia di presentazione. Loro potranno avere quindi una griglia di presentazione fino a 60 punti. E 40 punti potranno ottenere con la verifica orale. Quindi i 60 punti sono già in base a tutto il lavoro che hanno svolto finora? Fino al massimo di 60 punti. Ci saranno delle tabelle
di conversione della media dei voti del terzo anno, quindi si possono assegnare ad esempio 18 punti, al quarto anno 20 e al quinto anno 22, quindi con un massimo di 60 punti. 60. Si terrà conto soprattutto della media, ma anche si può rattantare un po' in accesso, diciamo, il voto, qualche voto per le scuole lavoro, per le attività che loro hanno svolto, in base all'attività che ha svolto il ragazzo negli ultimi 3 anni, quindi si può limare un po' il voto. Invece gli orali si possono dare 40 punti, c'è un percorso che devono eseguire e viene suddiviso in 5 punti. Intanto per quanto riguarda la seconda prova ministeriale delle materie di indirizzo non è andata del tutto persa, perché gli insegnanti di indirizzo hanno preparato la prova da inviare loro tramite mail entro il 1 giugno, che i ragazzi poi ci torneranno entro il 13 giugno. Questa prova sarà oggetto poi di discussione agli esami, quindi i ragazzi avranno modo di approfondire le loro conoscenze e poi sarà oggetto di discussione agli esami. E questo è uno dei punti, ci saranno altri punti agli esami che sono una breve relazione, loro si devono presentare con una breve relazione sull'alternanza scuola-lavoro, sul percorso che hanno fatto, ci sarà un argomento da trattare in lingua inglese. E la commissione invece come sarà? La commissione sarà costituita da 6 membri, tutta interna, che prima erano 3 interni e 3 esterni, quindi ci sarà solo il presidente esterno. Un testo della letteratura italiana sarà un altro punto che loro dovranno sviluppare, e poi l'accertamento delle conoscenze, delle competenze maturate su cittadinanza e costituzione. Sarà un colloquio, non sarà una scaletta rigida, è normale, quindi il ragazzo si presenterà con questi 5 punti, poi la commissione valuterà la preparazione, la capacità di interagire, di intrecciare le varie discipline, quindi ci sarà anche scelto un giorno prima, la commissione sceglierà anche un argomento su cui una volta veniva approfondita nella tesina, la tesina non è necessario presentarla, ma i ragazzi l'hanno preparato comunque, sarà un argomento che verrà scelto dalla commissione per poter verificare se il candidato ha delle abilità, capacità di poter interagire e intrecciare le varie discipline. Infine i ragazzi hanno la possibilità anche di prendere un altro bonus di 5 punti, se, ad esempio, se avranno raggiunto un punteggio di 95, la commissione può stabilire di dare altri 5 punti per arrivare a 100. Professore, io la ringrazio perché questa nostra chiacchierata è stata molto utile per fare capire un po' a chi, insomma, non fa parte del mondo della scuola, come è stato gestito, come sono stati gestiti questi ultimi mesi di emergenza. Sono, insomma, ben contenta di aver sentito le sue parole, perché sono comunque positive, quindi su uno sviluppo della didattica che comunque è riuscita ad andare avanti. Quello che non è chiaro ancora purtroppo è cosa ci aspetterà a settembre, quindi il successivo anno scolastico. Ancora dal Ministero non sono chiari, perché non si capisce bene se si dovrà riprendere con la didattica a distanza, se si tornerà a scuola, in che modalità si deve tornare eventualmente a scuola. Io penso una cosa, e l'ho sempre pensata, che l'unica certezza che noi abbiamo in questo momento è la figura dell'insegnante, il ruolo dell'insegnante, che è chiave nella nostra società, per una società appunto che miri alla crescita personale e culturale dei propri studenti, che saranno appunto poi i grandi di domani, gli adulti di domani. E sono certa anche di un altro fatto, del fatto che una buona scuola è fatta da buoni insegnanti, e sono proprio gli insegnanti a determinare la qualità di una scuola. Vuole aggiungere qualcosa per concludere? Come le dicevo, Varo, non ci preoccupiamo cosa succederà domani, perché noi già abbiamo messo le basi, quindi sicuramente andremo avanti, non torneremo indietro. Quindi un altro, certo. La sfida l'abbiamo accettata, perché giustamente abbiamo visto le risposte, sono state immediate. Da questo punto di vista la classe docente non è rimasta lì a guardare, oppure a fare delle scelte inopportune, quindi da questo punto di vista noi siamo fieri di aver svolto il nostro lavoro, e quindi di aver aiutato i ragazzi, di aver anche noi appreso nuove tecnologie che ci serviranno sicuramente nel futuro e nella nostra società. Certo, sicuramente ormai i docenti cambieranno il loro modo di fare didattica, cioè anche nel momento in cui si tornerà in classe, sicuramente queste nuove tecnologie entreranno a far parte. Certo. Noi li mettevamo nella programmazione da tanto tempo, però non l'avevamo mai
quasi mai utilizzate. Certo. Diciamo che questa emergenza è servita per una sorta di evoluzione del gente. Allora possiamo dire che siamo in grado di vedere oltre gli orizzonti. Professore, io la ringrazio davvero. Bocca al lupo ai suoi studenti e a tutti gli studenti, insomma, perché si concluda tutto nel migliore dei modi. Thank you.